Adesso partiamo. E appunto abbiamo organizzato questo convegno insieme al Comune di Varese, insieme appunto a, come dire, col patrocinio degli enti che hanno gentilmente concesso questo patrocinio per presentare il nostro progetto, la piattaforma Resign. Inizio nuovamente ringraziando il Comune di Varese perché il progetto nasce in realtà abbastanza, come dire, qualche anno fa, perché appunto nasce con un bando. Come già l'assessore Dino De Simone ricordava all'inizio, con la vincita del progetto di un bando del Comune di Varese per giovani ed impresa, che è stato un po' il punto di partenza, appunto, del progetto Resign. Abbiamo poi aperto la società, quindi una società benefit, una startup innovativa, l'anno scorso e adesso sviluppiamo questo progetto. E oggi siamo presenti io e Marco, ma il progetto Resign è un progetto che sviluppiamo in quattro. Infatti, gli altri nostri due soci sono Nicolò Bernaschina e Michele Cervini, che dovrebbero essere tra l'altro all'ascolto, e che sono due ingegneri informatici che si occupano di sviluppare la piattaforma web nella sua struttura. Quindi hanno un ruolo assolutamente importantissimo e fondamentale, anche se oggi non li avete conosciuti, insomma. Quindi, che cos'è ResSign? ResSign principalmente è una società che si occupa di commercializzare e sviluppare una piattaforma che consente l'incontro di domande e offerte di materiale da costruzione e di recupero. Ma non solo, è un progetto che fa anche altro e adesso infatti illustreremo brevemente le potenzialità di ResSign sia per i privati cittadini che per i professionisti, architetti, designer e altri. Abbiamo parlato questa mattina varie volte di appunto ciclo delle risorse che tendenzialmente adesso avviene con delle risorse vergini, quindi materie prime che vengono estratte, vengono in qualche modo processate per produrre dei prodotti, vengono distribuiti questi prodotti, utilizzati e poi appunto buttati. Esistono varie alternative per, come dire, accorciare questo ciclo, chiuderlo e quindi impedire che queste risorse materiali vengano sprecate, che sono il riciclo, anche se sappiamo insomma che è quella meno energeticamente efficiente, la riprocessazione, diciamo così, la ridistribuzione e l'allungamento della vita del prodotto. Quindi Resign in particolare, attraverso i meccanismi che adesso andremo a illustrarvi, si muove essenzialmente su tutte, in particolare sulla ridistribuzione di prodotti acquistati ma mai utilizzati, e invece sull'allungamento di vita di prodotti e componenti già utilizzati ma come dire, che possono ancora subire questo riutilizzo. Quindi di base, appunto, questa mattina si è parlato variamente di rifiuti e c'è anche un detto modo di dire che dice che appunto il rifiuto di qualcun altro è una risorsa di qualcuno, è una risorsa per qualcun altro. Quindi noi su questo, noi siamo, come dire, è un po' il nostro pensiero di base. Noi pensiamo che un rifiuto sia semplicemente una risorsa che non ha ancora incontrato un'idea o una persona. Infatti noi nel parlare del nostro progetto non parliamo mai di rifiuti perché appunto riteniamo che non esistano in quanto appunto di ovviamente non tutti, ma quasi tutti gli scarti è possibile in qualche modo, a seconda della scala, chiaramente ripensare un utilizzo, e anche perché il nostro progetto fa di tutto per venire appunto prima, come giustamente suggeriva Davide Baldi poco fa, una volta che si entra come dire, nella sfera rifiuti è veramente a livello normativo è veramente complesso tirarsene fuori, per cui la piattaforma Resign cerca di attivare appunto questo riutilizzo prima che il materiale o il componente in questione diventi un rifiuto, quindi prima che venga dismesso. Ma adesso, come dire, procediamo a vedere brevemente come funziona Resign. Resign ha una struttura tendenzialmente tripartita, cioè si occupa di, come dire, promuovere lo scambio di risorse materiali, quindi materiali e componenti da costruzione e di recupero. Resign è anche un hub per professionisti del riuso e un archivio digitale di idee di progetti di riuso e recupero. In particolare, quindi, diciamo, il primo polo è appunto questo mercato online di risorse dedicato a chi cerca oppure offre materiali e componenti a costruzione di recupero. Dicevo, è anche un archivio digitale di idee dove essenzialmente i nostri utenti possono condividere e anche cercare riferimenti, suggerimenti di progetti di riuso per appunto attivare un po' questa contaminazione tra idee diverse e progetti diversi. Punto molto importante a cui teniamo particolarmente, Resign è anche una vetrina per professionisti, quindi c'è la possibilità di cercare e anche offrire
consulenze e servizi professionali nel campo del progetto, della creatività e dell'artigianato, legato ovviamente al riuso. Quindi noi intendiamo questa parte come dedicata appunto a professionisti, quindi architetti, designer, artigiani, creativi, hobbisti di vario tipo, di mettere a disposizione del mercato le competenze, la sensibilità chiaramente, ma anche le competenze maturate, diciamo, nell'ambito della loro professione, a trattare, secondo la propria, appunto, propria professionalità, a trattare materiali e componenti di recupero. Per cui, ecco, riteniamo che questa possa essere un'utile vetrina professionale, un modo per ampliare il proprio appunto, bacino di clienti e il proprio flusso di lavoro. Ecco, quindi questa è un po' la, come dire, la struttura tripartita della piattaforma. Noi appunto teniamo molto a questa tripartizione perché siamo convinti che naturalmente, come dire, l'allungamento della vita delle risorse materiali sia un passaggio fondamentale, ma crediamo che metterlo in sinergia con le competenze professionali e uno scambio appunto di idee e un'ispirazione, come dire, collettiva su cosa si può fare di queste risorse sia fondamentale per innescare dei meccanismi circolari nella filiera del progetto. La piattaforma si presenta in questo modo, abbiamo appunto una barra di ricerca nella parte alta della pagina e vedete una serie di card che praticamente sono un po' come dire, l'entropia dei nostri contenuti. Abbiamo delle card materiale componente, quindi card risorse, che sono identificate dal simbolino giallo. Abbiamo delle card progetti, quindi idee, e sono individuate dal simbolo rosso, che quindi sono appunto progetti di riferimento caricati dagli utenti che accrescono il nostro archivio digitale, e poi abbiamo la card professionista, per cui abbiamo appunto architetti, fabbri, designer, falegnami individuati dall'omino blu. Come funziona ReSign? Nella barra di ricerca è sufficiente appunto inserire il materiale o il componente che si sta cercando o in riferimento al quale si sta cercando ispirazione o professionalità. Vediamo subito che appunto la nostra home page che ci aveva accolto con una grande varietà di contenuti misti, chiaramente, proprio per affiancare contenuti diversi e quindi attivare un po' quell'entropia creativa per dare avvio al progetto. Appena appunto noi inseriamo, ad esempio, cerchiamo il termine finestre, vediamo che subito l'home page cambia e quindi ci rimanda sempre appunto un mix di contenuti, quindi professionisti, progetti e componenti materiali, soltanto però dedicati alla risorsa che io ho cercato, quindi alle finestre. Quindi vediamo appunto finestre, persiane, serramenti in vendita, vediamo progetti già realizzati con finestre di recupero, vediamo i profili di chi tra i professionisti si è indicato come particolarmente esperto e competente nel trattare serramenti di recupero in progetti di architettura. Il sito funziona per tag, come probabilmente avrete intuito, per cui ogni elemento è taggato a seconda delle risorse che in qualche modo, con cui in qualche modo è in relazione, in modo che i diversi elementi possano essere ritrovati attraverso vari percorsi. Il sito, nella barra di ricerca, appunto, nella parte alta della pagina, ha anche un menu a tendina che permette appunto di cercare solo risorse, solo progetti e solo professionisti. Per cui appunto selezionandolo vediamo che possiamo vedere sempre in riferimento alle finestre che abbiamo cercato, possiamo vedere solo risorse materiali, possiamo vedere solo progetti di riferimento che impiegano finestre o serramenti di recupero e poi possiamo vedere solo i professionisti che si sono indicati come disponibili e competenti nel trattare appunto questo materiale di recupero. Vediamo anche brevemente come si presentano le schede, diciamo, le schede prodotto, le schede risorse. In questo caso vediamo appunto la scheda nel dettaglio di queste persiane in legno, vediamo una foto, vediamo dove sono geolocalizzate, in questo caso vicino a Varese, vediamo quanto costano, quante unità sono disponibili per la vendita e quando sono disponibili, in questo caso immediatamente, ma potrebbero anche essere in altri casi, la disponibilità potrebbe anche essere, ad esempio, tra un mese. Questo perché? Questo per tornare proprio a quel discorso che facevo all'inizio di venire prima, per cui molto spesso le opere appunto di ristrutturazione sono, come dire, sono assolutamente
prevedibili, per cui sei in grado di prevedere quando un componente verrà dismesso, verrà smontato, e quindi in questo caso, appunto, caricandolo in anticipo su ReSign, si ha una finestra di tempo utile per trovare eventuali riusi. Abbiamo il tasto di contatto, naturalmente, per contattare chi offre questo materiale. Abbiamo le specifiche, quindi abbiamo in questo caso altezza e larghezza, in altri casi avremo il diametro, il peso a seconda del materiale in questione. E poi abbiamo questo BIM file, che appunto è un punto molto, molto importante per noi. E il BIM file essenzialmente è un file appunto BIM che chi ha caricato il materiale ha creato oppure si è, come dire, fatto aiutare a creare e ha uploadato insieme al suo materiale per essenzialmente rendere possibile un controllo prima dell'acquisto. Quindi chi è interessato all'acquisto di questo materiale, pensiamo ad un architetto, ma come dire, qualunque altro tipo di figura, può scaricare il modello BIM di queste persiane e può montarlo nel progetto che sta sviluppando per rendersi subito conto se le caratteristiche di queste persiane sono, come dire, persiane o un altro appunto componente in altri casi, sono, sì, come dire, si sposano con le necessità del progetto. Per cui appunto il modello BIM è un modo per attivare appunto questo contatto precedente alla dismissione e far sì che appunto la compravendita vada a buon fine. Vediamo poi appunto la scheda invece idea, quindi dei riferimenti, che si presenta molto semplicemente con un'immagine del progetto in questione, una descrizione e una serie di tag che si riferiscono alle risorse appunto impiegate. E poi la scheda professionista, dove appunto il professionista in questione si racconta, una breve descrizione, c'è modo naturalmente di contattarlo e c'è l'indicazione delle risorse. Quindi materiali e componenti di cui appunto questo professionista, il nostro Enzo Bianchi in questo caso, è particolarmente esperto nel trattare. Un domani Enzo Bianchi potrebbe anche voler caricare sul suo profilo una serie di appunto immagini e riferimenti di progetti che ha già realizzato utilizzando componenti di recupero. Quindi questa pagina potrebbe diventare appunto una sorta di portfolio del suo lavoro e sicuramente ci auguriamo uno strumento utile per appunto porsi al mercato con delle competenze molto specifiche. Adesso passo la parola a Marco che vi racconterà la storia di Pietro. Noi crediamo molto nello storytelling e anche in questo caso pensiamo che una storia come quella di Pietro possa essere molto efficace per appunto raccontarvi ReSign. Prego Marco. Allora, Pietro è una delle possibili e infinite storie dell'uso della nostra piattaforma. Pietro è un cliente sensibile e vuole riqualificare il proprio immobile ed è convinto che la finestra, deve sostituire le finestre, non sia un rifiuto. Non lo è. Next. E quindi decide di caricare questa finestra all'interno della nostra piattaforma ReSign. Lo fa in maniera autonoma, facendosi aiutare da qualcuno, localizzando il bene, descrivendolo attraverso una fotografia, un costo, una descrizione e l'oggetto BIM. Questo lo può fare lui oppure lo possono fare le future figure professionali che ci immaginiamo entrare in questo settore, appunto, non si parla di digitalizzazione delle aziende, eccetera. Sono assolutamente d'accordo con Davide Baldi, ma è sicuramente una priorità, visto che nel 2025 la norma ci dice che tutti gli appalti pubblici dovranno essere gestiti in BIM, quindi prima ce ne occupiamo meglio è. E quindi queste nuove figure professionali sono i minatori urbani, come parlava anche prima Elisa Saturno, gli scouter e i modellatori BIM, perché no? C'è tempo, perché come dicevamo prima, ReSign viene prima della demolizione. Quindi ReSign serve per capire se un determinato bene, che molti chiamano rifiuto, ha un valore, quindi non è rifiuto, ma resta un bene, perché si può banalissimamente vendere o dare in cessione gratuita. E c'è anche il tempo per l'incontro, perché ReSign cerca di mettere insieme, attraverso la logica della rete, tutti i gialli demoliti e rossi costruiti del progetto architettonico. Mio padre, quando le racconto queste cose, mi diceva: ma tu nonno l'ho sempre fatto. Il problema è
Guarda, un'impresa piccola impresa edile. Il problema è un problema di scala, che lo fa, mio nonno lo faceva in maniera, nei propri cantieri, in maniera microscopica. La nostra visione è quella di arrivare a un pubblico molto ampio ed un concetto di scala gigante grazie all'internet e alle connessioni che essa offre. Prossima. E qui sta un'altra parte del mondo, sempre la nostra storia, magari non troppo lontano, a Busto Arsizio, per esempio, un architetto che sta pensando a una serra. Sta pensando a una serra e gli arriva un alert da Resign. Gli arriva un alert da Resign dicendo guarda che a qualcuno ha appena caricato un famoso serramento di Pietro, potrebbe fare il caso tuo. Ovviamente questo architetto aveva detto prima a Resign quali erano le tipologie di componenti edilizie che gli servivano, perché aveva già visto, appunto, nella parte di catalogo di idee di Resign, un progetto che gli era piaciuto molto, dove questo architetto costruiva una serra con dei serramenti di recupero. Quindi scattano dei meccanismi di circolarità e questo architetto prende il file BIM contenuto, prossima slide, nel nostro marketplace e lo testa, controlla se la sua idea, il suo progetto coincide con le dimensioni di questo serramento che gli capita. Ed è qui il cambio di paradigma. Non è più il progetto che va verso un materiale, un determinato materiale, ma come dicevamo prima anche i relatori benissimo prima, è il materiale, è quello che c'è già a disposizione che definisce il progetto. Quindi non è un'innovazione e quindi un accesso della sostenibilità solamente grazie al prodotto, che come diceva Cattaneo, alle volte costa di più, ma un'innovazione di processo. E questa innovazione di processo, secondo noi, dà la possibilità di accedere alla sostenibilità a tutte quelle imprese che hanno difficoltà ad accedere a quel prodotto che costa di più. E quindi a rendere accessibile a tutti la sostenibilità, soprattutto alle piccole e medie imprese, che sono quelle imprese che fanno grande il nostro sistema economico italiano. La terza parte di Resign è la parte di vetrina professionisti. Sappiamo il progetto, abbiamo il materiale, e la questione è che ci vogliono delle competenze e delle sensibilità per trasformare una cosa in qualcos'altro. Abbiamo fatto il caso della finestra, ma possiamo fare 8.000 casi di un materiale, un componente edilizio che viene risignificato. Noi ci chiamiamo Resign anche per questo, perché cerchiamo di risignificare i componenti e i materiali in edilizia. Una finestra banalissimamente non diventerà un'altra finestra perché non ha le trasmittanze termiche adeguate, eccetera, eccetera. Per cui questa risignificazione la si fa con le persone. Qui la vetrina professionista, il nostro architetto, cerca qualcuno che ha lavorato o che è in grado di lavorare con i serramenti e il matching è fatto. Quindi sono tutti contenti. È contento il cliente perché ha dato valore al proprio bene e ha scoperto che non è un rifiuto. È contento l'architetto perché riscopre la bellezza del fare il suo mestiere, quindi vedere cose che altri non vedono. Resign cerca appunto nella figura del progettista, nel design, architetto, artigiano, progettista, che è una figura fondamentale di questo processo, perché pensiamo veramente che sia il progetto la chiave di volta di tutto questo, la connessione tra chi sceglie di fare una riqualificazione e poi la riqualificazione stessa e quindi l'impresa. Ed è contento l'artigiano, perché in un settore in crisi riesce a piazzarsi in un mercato che sta crescendo, che è quel mercato della sostenibilità. Abbiamo visto moltissimi progetti molto interessanti. Ma soprattutto siamo contenti noi, perché abbiamo un rifiuto in meno da dover smaltire, che è l'obiettivo principale del nostro progetto e della nostra società. Oggi noi lanciamo la versione beta, l'MVP, e se volete potete già giocare, se avete provato a fare resign.it, sono dei contenuti ovviamente fasulli, finti, che abbiamo creato noi solamente per descrivervi come funziona la nostra piattaforma, ma in questi mesi vorremmo, attraverso alcuni test con un gruppo selezionato di persone, cominciare e capire effettivamente se questo meccanismo funziona ed è possibile. Noi abbiamo il nostro caso pilota, che si chiama Casa Matta, che abbiamo descritto prima, insieme a Lega Ambiente e al Politecnico di Milano faremo degli esperimenti, ma vogliamo fare esperimenti con tutte le imprese e professionisti che vogliono in qualche modo imbarcarsi in questa nuova avventura del progetto.